92% of households that joined Peloton early in the year are still active a year later. Yeah, if you like cycling to EDM. Not just EDM. Try cycling to Broadway hits, take a scenic hike in Iceland on our treadmill, or row to some 80s jams. Because I have so much free time. Whether you have 30 minutes or just 5, Peloton can fit any schedule. 92% stick with it. So can you. Try Peloton tread, row, or bikes risk-free with a 30-day home trial. New members only. Not available in remote locations. See additional terms at onepeloton.com/home-trial. Nuova puntata di Fantascientificast, nuova puntata di Mondorama, la nostra rubrica dedicata al cinema. Come sempre, per parlare di cinema insieme a noi, abbiamo il nostro Emanuele Manco. Ciao Emanuele. Ciao Omar. Dunque Emanuele, anche oggi, come dire, doppio appuntamento, per cui partiamo subito. Qual è il primo film di cui ci parli? Parliamo di Spider-Man Homecoming, l'atteso ritorno di Spider-Man al cinema nella sua terza incarnazione cinematografica ufficiale. Un film attesissimo per tanti motivi che spiegheremo nel corso della puntata, che ha visto appunto entrare Spider-Man ufficialmente e con un'avventura in solitaria nel Marvel Cinematic Universe, ovvero nel progetto che ha unito tutti i supereroi Marvel in un unico grande universo narrativo. Quindi una cosa molto aspettata dai fan, molto attesa, anche molto temuta per certi aspetti. Sì, perché diciamo si era già stati scottati due volte, soprattutto poi la seconda incarnazione secondo me era molto... Sì, in realtà appunto sulla prima trilogia di Raimi tutti gli appassionati sono concordi che almeno i primi due film sono bellissimi, appassionanti, fatti bene, non c'è niente da dire. Poi il terzo è uscito un po' malamente anche per stessa ammissione di Sam Raimi, poi vabbè gli ultimi due sono frutto di un progetto che sulla carta aveva delle potenzialità ma non ha ottenuto risultati aspettati dalla Sony, sia in termini di pubblico, anche se comunque sono film che hanno incassato intorno a 700 milioni di dollari, quindi non è esattamente esatto. Però sai, se tu sei alla Sony e prometti ai tuoi azionisti un film da un miliardo di dollari e non lo fai o anche di più, allora capisci che la situazione, che questo non aiuta molto. Quindi invece appunto dopo questi due abbiamo visto come la Sony abbia deciso di riunirsi di fare ovviamente una coproduzione con la Marvel, quindi con i Marvel Studios, un lavoro di intelligence misto a diplomazia da parte di Marvel Studios e da parte di Amy Pascal della Sony e di Kevin Feige dei Marvel Studios ha portato l'uomo ragno nel mondo Marvel Cinematic, che non era così scontato, non era assolutamente così previsto.
all'inizio. Tra l'altro, le voci e anche le conferme sono che l'Uomo Ragno è inserito in questo universo narrativo, ma tutti i film che la Sony produrrà collaterali al mondo dell'Uomo Ragno saranno, non avranno diretti collegamenti con Marvel Cinematic Universe. Quindi sì, l'Uomo Ragno c'è il diritto di usarlo, questi film sono artisticamente prodotti dal Marvel e distribuiti dalla Sony, però appunto il contratto si definisce volta per volta, a seconda anche del successo che più o meno avranno i vari film. Direi che prima di partire con un'analisi un pochino più approfondita di questa pellicola, io partirei con il trailer, ok? Ok. Come va? Quindi per diventare un Avenger bisogna fare tipo delle prove o un colloquio? Fammi un favore, puoi essere solo un amichevole Spider-Man di quartiere. Cerca di restare con i piedi per terra. Tu sei lo Spider-Man di YouTube. Puoi radunare un esercito di ragni. No, Ned, no. E conosci anche lui. Ho rubato il suo scudo. Posso provare il costume? Da paura. Ai ricchi e ai potenti come Stark non importa di noi. Il mondo sta cambiando. Cambieremo anche noi. Queste armi sono pericolosissime. Senti, Peter, lascia perdere quel mostro volante. Si occupano altri di queste cose. Il traghetto delle armi illegali era alle 10:30, l'avete perso? No, 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 no! E se fosse morto qualcuno? Volevo solo essere come te. Tu devi essere migliore. Ridammi il costume. Sono niente senza il costume. Se sei niente senza il costume, non dovresti averlo. Ho rovinato tutto. Non puoi caricarti il peso del mondo sulle spalle. La mia famiglia è importante e la proteggerò ad ogni costo. So che capisci di cosa parlo. Non si scherza con me. O ucciderò te e tutti quelli che ami. I miei amici sono lassù! È ancora in circolazione. Dovrò cavarmela da solo. Però non fare niente di stupido. Ce la faccio! D'accordo? Certo. Dunque, Emanuele, diamo a grandi linee, senza ovviamente, anche se è già uscito da un po', però senza dare troppi spoiler, parliamo un attimino della trama. Siamo tornati al liceo, cioè Peter Parker è un liceale al penultimo anno di liceo che per motivi non ben raccontati, a cui si accenna brevemente, qualche mese prima degli eventi di questo film aveva acquisito, anzi addirittura qualche mese prima degli eventi di Civil War più esattamente, ha acquisito i poteri di ragno, non sappiamo bene perché. Tony Stark se ne era accorto, aveva in qualche modo scoperto le gesta di questo misterioso giustiziere del Queens, del quartiere in cui abita appunto Peter Parker insieme alla zia May, e decide di ingaggiarlo negli Avengers per la missione che abbiamo visto in Civil War. Esattamente qualche mese dopo, qui vediamo che Peter Parker è tornato alla sua vita normale, attendendo una nuova chiamata da parte di Tony Stark, che nel frattempo gli ha regalato un costume nuovo per addestrarsi, per prepararsi ad eventuali nuove missioni. Però nulla accade e il ragazzo, un quindicenne molto agitato, morde il freno. Nel frattempo deve vivere la sua normale vita, studiare, cercare di conquistare la bella della scuola, tutto quello che è la vita di un adolescente normale, unita al fatto che però ha dei poteri straordinari e soprattutto ha la possibilità di intervenire per aiutare le persone.
cerca di farlo più o meno maldestramente, finché non ha la, diciamo, il grande scontro con appunto un altro criminale, con un criminale che ha dei piani molto, molto consistenti, molto, molto importanti, perché si tratta di un ex Robi Vecchi, potremmo definirlo, Adrian Toomes, che commercia in tecnologia aliena. Cioè, immaginatevi che le conseguenze degli scontri dei supereroi, nessuno ci pensa, perché non se ne parla, non se ne è parlato per molti anni neanche nei fumetti. Poi sono stati istituiti degli istituti chiamati, anzi un istituto chiamato il Damage Control, cioè una specie di ente che va lì e sistema più o meno il quadro, il posto dove c'è il teatro delle battaglie. Nel mondo Marvel esiste un Damage Control che impedisce a chiunque di andare dove ci sono state le battaglie con gli alieni a rubare, che so, una pistola, un fucile, un pezzo d'astronave caduta o cose del genere. E appunto invece Toomes è un tizio che quando succedono queste cose cerca di rubare e ha fatto un buon commercio di questi ritrovati alieni. A questo punto prima o poi le strade si scontreranno tra i due personaggi. Toomes cerca di Michael Keaton cerca di avere un basso profilo, ma si trova davanti invece a questo ragno in piccione un po' curioso, e alla fine si scontreranno con appunto però una serie di colpi di scena, di situazioni in cui lo stesso Peter Parker sarà messo a dura prova dal suo avversario, ma anche dalla sua superbia, in un certo senso dalla sua incoscienza. Cioè, a 15 anni pretende già di sapere tutto, pretende già di essere un adulto, di sapere come usare i grandi poteri che ha, imparerà a sue spese che dovrà meritarsi il costume. C'è una bella frase quando a un certo punto Tony Stark dice a Peter: se non sai niente, se hai bisogno del costume, allora forse non lo meriti, perché appunto prima di tutto bisogna meritarsi il grande potere. E questa frase topica sostituisce un po' la grande frase che c'era in Spider-Man, ovvero da un grande potere derivano grandi responsabilità, che chiaramente è stata omessa per evitare la ripetizione dello stesso concetto più volte. Ma per cui, in effetti, tanto ne avevamo già accennato qualcosa in una scorsa puntata di Fantascientificas, la cosa interessante è che sostanzialmente prima di tutto le origini dell'uomo ragno si danno per scontate, giusto Emanuele? Cioè, assolutamente sì, c'è una battuta in cui a un certo punto si dice, si accenna a un ragno che avrebbe morso Peter, c'è una risposta lapidaria di Peter ma si chiude lì, si accenna anche a una tragedia avvenuta alla zia May, appunto, ma non si fa il nome di Zio Ben, si lascia intuire che evidentemente sarà questa tragedia forse che ha segnato Peter, ma non si ricorre neanche al trucco che si era usato per esempio in Hulk di mostrare una specie di origine nella sigla iniziale, se vi ricordate, nel film del 2008, riprendeva Hulk e in qualche modo non era un sequel del film di Ang Lee, ma anche lì dava per scontato che Hulk già esistesse nel Marvel Universe. Quindi in questo caso non si usa neanche questo trucco, esiste l'uomo ragno, è inutile raccontare per la terza volta in 15 anni le sue origini che conoscono tutti, quindi si è preferito glissare per evitare appunto una ripetizione, anche che alla fine è interessante perché non è un film di origine, nonostante sia il primo film da solo dell'uomo ragno. L'altra cosa interessante invece è questa figura, se vuoi totalmente nuova, di Tony Stark come mentore di Peter Parker. Sì, una figura maschile che faccia da guida, serviva diciamo come surrogato di zio Ben. Ben Parker nei fumetti è lo zio appunto che muore al primo episodio, ma in qualche modo era la guida morale di Peter, evitando di usare zio Ben, che non esiste neanche nel cast, non esiste nella storia, si è ricorsi a Tony Stark, che comunque nei fumetti è stato un mentore in alcuni momenti della storia di Peter Parker, in particolare prima della Civil War. In qualche modo Tony Stark aveva dotato Peter di un'armatura molto potente, l'aveva preso nella sua, come appunto anche lui nei fumetti l'aveva preso come parte del suo team contro i rivoltosi guidati da Capitan America, quindi in un certo senso riprende una versione più aggiornata del personaggio
con la differenza che invece di prendere un giovane 25enne a pieno delle sue potenzialità anche intellettuali, invece ritorna alle origini del quindicenne, quindi un misto di origini antiche e di versione moderna di Spider-Man. D'altra parte, con 50 anni, con 60 anni di storia editoriale del personaggio, i film sono questo, un mischione, un qualcosa che attinge più o meno a diversi pezzi per costruire qualcosa di nuovo, di diverso anche da tutte le varie incarnazioni fumettistiche. Invece, Emanuele, hai prima accennato al cattivo. Due domande. Allora, la prima è, ovviamente, con la premessa che conosco ben abbastanza grossolanamente l'universo Marvel, e il cattivo è ex novo o era no già... assolutamente no. È anzi un cattivo storico, addirittura è il primo cattivo che l'Uomo Ragno ha affrontato in Amazing Spider-Man numero 2, si chiama il primo super criminale dotato diciamo di qualche modo di un apparato tecnologico che gli consente di volare, si chiama l'Avvoltoio. È appunto un personaggio storico, uno dei primi criminali inventati da Ditko e da Stan Lee, e rappresenta, è una versione anche questa completamente diversa da quella fumettistica, che ha avuto anche in questo caso diverse incarnazioni. L'Avvoltoio delle origini è un uomo molto anziano che ricorre a questo esoscheletro che è potenziato per fare dei colpi. In questo film invece appunto è un uomo sicuramente non giovanissimo come Michael Keaton, ma neanche insomma di mezza età, diciamo, ormai sono un sessantenne, anzi ben messo, assolutamente molto carismatico, che da tecnologie aliene costruisce una potente tuta che metterà veramente in difficoltà Peter nonostante abbia i suoi poteri, perché la contrapposizione è che Peter è un ragazzo sicuramente dotato di grande potere, ma è un giovincello inesperto, mentre ha davanti un uomo che ha fatto molte esperienze con una grande intelligenza, e quindi un bello scontro di personaggi e anche molto spettacolare proprio dal punto di vista visivo. Un criminale che non era stato usato nelle precedenti incarnazioni cinematografiche, doveva essere usato da Sam Raimi nel Spider-Man 4 e doveva essere interpretato, se non mi ricordo male, da John Malkovich, ma poi appunto di quel film non se ne fece niente, e quindi è entrato nel Marvel Cinematic Universe in questa maniera, questa volta. È un personaggio che tra l'altro si presterà a nuovi sviluppi, perché questo lo vorrei dire tranquillamente, verrà sconfitto ma non morirà, a differenza di altri personaggi, e quindi è un personaggio che rimarrà probabilmente nel mar, o quantomeno si accenna la possibilità, va in galera, quindi sapete com'è, potrebbe anche tornare prima o poi in qualche modo. Un piccolo spoiler, ma Tony ci riprova con la zia gnocca o no? Ci sono degli sviluppi sentimentali interessanti per Tony, che non... la zia gnocca non sembra molto, poi alla fine, aver ceduto al fascino di Tony Stark, posso dire questo, ecco. Lo sviluppo più interessante sarà verso la fine e vale la pena non anticiparlo. Ah, ottimo. Appunto, poi io ti stavo chiedendo poi delle scene finali, se ci sono, come al solito. Certo, ci sono scene finali che preludono appunto a sviluppi futuri. C'è anche una scena finale veramente gustosissima che, come dire, premierà la vostra pazienza. Anche questa non voglio dirla perché assolutamente. Dunque, in conclusione, diciamo pollice verso, come no, pollice su, esatto. Assolutamente. È un film divertente, non è un film, non è un capolavoro della storia del cinema, né pretende di esserlo. Gioca anche con i generi, perché in questo caso riprende gli stilemi delle commedie di John Hughes, delle commedie degli anni Ottanta. Le cita forse un po' troppo esplicitamente in alcuni punti, e questo risulta un po' didascalico. Però è un film che assolve al suo scopo: più di 120 minuti di divertimento, assolutamente. Con qualche sbavatura, però insomma nei limiti del possibile, quindi un film stavolta ha assolutamente, diciamo, ha superato l'esame a pieni voti. State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Ci potete seguire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo @FantasciCast.
Però è intelligente lui. Che nome vuoi dargli? A te sembrano semplici scimmie. Sono animali! Ci ha salvato la vita. È stato straordinario. Scimmie, insieme, forti! Sei lui. Sei Cesare. Ti cerchiamo da tantissimo tempo. Non ho cominciato io questa guerra. Io combatto solo per proteggere scimmie. Umani diventano malati, scimmie intelligenti. Umani uccidono scimmie, ma non me. Io fuggo. Ci sono momenti in cui è necessario abbandonare la nostra umanità per salvare l'umanità. Devono pagare. Finiamoli. Vi ho offerto pace. Vi ho mostrato pietà. Tu parli di pietà? Tanto lo so che alla fine ci rimpiazzeresti. È la legge della natura. Tu che avresti fatto? Cosa ti hanno promesso gli umani? Qualunque cosa tu faccia, non sarai mai uno di loro. Tu sei scimmia. Noi siamo l'inizio! E la fine! Scimmie, insieme, forti! Noi siamo l'inizio! E la fine! Scimmie, insieme, forti! Sei venuto per salvare le tue scimmie? Sono venuto per te. E dopo questo trailer arriviamo alla seconda pellicola di oggi, Emanuele. Sì, The War, il pianeta delle scimmie. Il terzo capitolo del reboot della famosa saga del pianeta delle scimmie, ispirata a un romanzo che ha dato vita negli anni 70 a un ciclo di film, telefilm e vari altri prodotti collaterali, oltre che a un remake di Tim Burton di qualche anno fa. Come ti è sembrato? Bah, buono, non un film che migliora notevolmente lo standard dei primi due. L'inizio di questo reboot non era eccezionale, un film abbastanza loffio. Il secondo già meglio. Questo è un buon film, una buona storia che ha parecchi punti interessanti. Diciamo essenzialmente il punto di vista tecnico cinematografico. È un film che per 140 minuti. Everyone loves TV Dad. On the next TV Dad, presented by Progressive, TV Dad gets us through heartache. Chin up, sport. Oh, hey, TV Dad. You know what heals all wounds? Time? No, it's remembering the drivers who switch and save with Progressive could save hundreds. But Jen still doesn't want to be with me. True. I actually saw her with your friend Brian earlier. Wait, what? Listen to your TV Dad. Drivers who switch and save with Progressive could save hundreds. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Ci mostra più o meno, per la maggior parte del tempo, solo scimmie che addirittura in molti casi dialogano con i segnali dei sordomuti. A tutti attori in motion capture, con Andy Serkis, che ormai è il dio della motion capture assolutamente, e convincenti, con una storia semplice, lineare, la storia di queste scimmie che vogliono solo stare in pace, ma con gli umani che le perseguitano perché le ritengono responsabili della catastrofe che ha colpito l'umanità. Ormai il mondo è praticamente quasi spopolato, i rimasugli dell'umanità si accapigliano o con le scimmie o tra di loro, e quindi è una guerra che in realtà non è combattuta dalle scimmie per aggressività nei confronti degli esseri umani, ma semplicemente per sopravvivere.
sopravvivere. Quindi questo è un film che ha una strada già delineata. La saga non è, a differenza di altre, una saga in cui ci sia una sorpresa. Si è scelto in questa saga, a differenza di quello che era avvenuto con il primo film della Pianeta delle Scimmie, di ribaltare completamente il concetto. Non c'è una sorpresa alla fine che vi aspetta, non c'è un twist, non c'è una sorpresa come sapete quando nel primo film siamo in un altro pianeta, no, scopriamo di essere sulla Terra. Oppure nel film di Burton, in cui alla fine c'era quel finale in cui arrivava nella Terra popolata da scimmie. No, qui sappiamo già di essere nella nostra Terra e sappiamo che il futuro dell'umanità è segnato. Quindi è una tragedia annunciata, quindi viviamo nell'attesa che questa tragedia si compia. La aspettiamo e cerchiamo di capire come si compierà e perché. Anche qua è previsto un quarto capitolo o no? Il finale di questo lascerebbe pensare di no, anche se ci sono dichiarazioni di qualche tempo fa che forse un quarto capitolo potrebbe esserci, anche se ovviamente non si sa se alcuni dei protagonisti di questo film ci saranno, anzi sicuramente non, potrebbe non esserci il personaggio principale. L'idea è che mi sono fatto è che ci sia la possibilità che forse addirittura si rifaccia un vero e proprio remake del primo Pianeta delle Scimmie, e l'idea mi è venuta perché alcuni elementi sono stati un po' disseminati, alcuni inside joke gestiti dal primo film. In particolare nel primo film si accenna brevemente a una missione spaziale che era di lì pronta a partire proprio poco prima dello svilupparsi della catastrofe del virus che ha ridotto l'umanità, che ha distrutto l'umanità. Quindi è come se si fossero preparato il terreno a un eventuale proprio remake prodotto appunto con questa logica, però con questa logica per cui noi sappiamo benissimo in che situazione gli astronauti saranno, e saremo a differenza del film precedente un passo avanti rispetto ai protagonisti, anche perché quell'effetto sorpresa non si potrebbe mai più ripetere, quindi è anche logico. Però dico, questa è un'ipotesi, si parlava di un quarto, al momento c'è una trilogia che ha un suo perché, un finale abbastanza compiuto, perché appunto da un mondo fatto di esseri umani al potere si autodistruggono, siamo arrivati al finale in cui le scimmie ereditano un pianeta in cui gli esseri umani gradualmente spariscono. Durante tutto il film vediamo all'inizio che sembrano bellicosi, cioè li cacciano le scimmie con ferocia, il colonnello interpretato da Woody Harrelson, che riprende molto il colonnello Kurtz di Apocalypse Now. Anche qui è metacinema, un cinema commerciale che non si vergogna di riprendere elementi da Apocalypse Now, da Il ponte sul fiume Kwai, cioè costruire una narrazione cinematografica su commissione per il pubblico generalista, ma che strizza l'occhio al cinema d'autore. E appunto in questa situazione vediamo come gli esseri umani gradualmente spariranno, fino a una scena in cui verranno letteralmente travolti e spariranno dalla scena, proprio in una scena molto simbolica che ci fa capire come gli esseri umani sono destinati a sparire. Quindi le scimmie erediteranno la Terra, e dico, non è uno spoiler, ma so che qua non siamo tranquilli, ma è comunque lo scopo. Siamo proprio davanti al compimento di una tragedia, quindi è giusto che sapere che cosa ci aspetta. Non andiamo a vedere un film che solo ci intrattiene, ma anche un film che racconta una storia tesa e drammatica, in cui il finale non ci consolerà. In questo caso, anche qui, pollice su? Sì, un pollice su assolutamente. Un prodotto, ripeto, 140 minuti sembravano insormontabili, sembrava incredibile. Qualche ridondanza poi anche qui probabilmente c'è. Insomma, alla fine forse tagliare si poteva anche fare, però devo dire che anche 120 le avrebbe letti perfettamente, ma comunque è un film è un film soprattutto che vale la pena vedere al cinema, perché ripeto, non è solo una questione di motion capture, ma anche di pelo degli animali, cioè pelo delle scimmie.
misto a elementi naturali, ghiaccio, pioggia, neve. Ora sembra molto facile, se guardandolo uno sembra così naturale che uno dice vabbè, cioè vuol dire l'hanno girato dal vivo e invece vi posso assicurare che in CGI non è che era così facile riprodurre, fare questa commistione di CGI e di diciamo di appunto di elemento naturale, che l'elemento naturale al cinema è già difficile di suo usato diciamo nella sua forma vera, cioè la pioggia, ma usato in computer grafica, riprodotto in computer grafica, è strabiliante, un gradino tecnologico superiore a quello che abbiamo visto in questi anni al cinema. Ti faccio una domanda, se vuoi anche qua, premesso che io questo ultimo capitolo della saga del pianeta delle scimmie non l'ho visto, però ho visto da poco diciamo il film di King Kong, King Kong Skull Island. Anche lì ho notato che abbiamo una computer grafica estremamente spinta, e tra l'altro è una computer grafica che secondo me, se noi la rivediamo fra un 5-6 anni, non ci sembrerà neanche vecchia. Ma questo non lo posso, in questo momento non lo è difficile, perché in realtà quello che accade è sempre accaduto, io con la computer grafica, che i limiti siano stati sempre superati. Io mi ricordo che il primo Jumanji, di cui uscirà un remake, aveva cominciò a sviluppare la tecnologia appunto delle pellicce degli animali. Per l'epoca sembrò un bel risultato, visto oggi sembrano si vede chiaramente quanto sono finti. Persino il primo Toy Story sembrava un film quasi naturale, quasi perfetto, visto dopo qualche anno si è capito improvvisamente è diventato vecchio. Invece il problema della computer grafica è quello, che molte volte ora, se siamo a un limite, non lo possiamo sapere, se bisogna vedere appunto tra 6 anni. Sicuramente già in questa trilogia è evidente come la motion capture si sia evoluta, anche solo guardando il lavoro fatto sulle scimmie, cioè la figura di Cesare, che è il personaggio principale, il leader, il personaggio di tutti questi protagonista dei tre film, è cambiata ed è palese il gradino che c'è stato da un film all'altro. Quindi vedremo, anche Skull Island ha sicuramente una computer grafica, anche lì la nebbia, elementi anche chiaroscuri, foreste, insomma tutte queste cose non erano assolutamente realizzabili solo qualche anno fa. Secondo me The War va ancora avanti rispetto a Skull Island, e stiamo parlando di un film della cui differenza appunto è di pochi mesi di uscita. Quindi potremo vedere, magari vedremo anche il prossimo Jumanji, vedremo se poi alcuni film magari non stabiliscono un primato. Sicuramente The War è un punto di riferimento per il cinema visivo per i prossimi anni, come d'altra parte fu il pianeta delle scimmie all'epoca, con le tecnologie dell'epoca, i costumi del pianeta delle scimmie furono strabilianti. Cos'è stato invece? Era stata la saga dell'era glaciale invece, che avevano dovuto mantenere volutamente uno standard basso per evitare la differenza stridente fra i primi capitoli e quelli di adesso. Comunque c'è un po' di evoluzione, certo. Lì c'è un discorso legato al cartunesco, cioè si mantiene alcune volte tra virgolette lo standard basso, perché si va più che sul basso, sul caricaturale, cioè lo scopo non è riprodurre la natura al meglio, riprodurre la verità, ma riprodurre un cartooning, cioè una versione appunto in qualche modo interpretata della realtà. Quello è quello diciamo, più che appunto nel fatto di mantenere bassa la tecnologia, è proprio una scelta stilistica nel fare nel mantenere appunto il tratto, insomma, come dire, uno può disegnare meglio, però magari in quel caso tu mantieni lo stesso standard di disegno, perché quello è il tratto diciamo, che raffigura, il tratto che caratterizza la saga. Qui invece The War non è un cartone animato caricaturale, The War è un film che vuole riprodurre le scene dal vivo, le scene realistiche, quindi è un film che vuole che simula la presenza di questi personaggi, anzi è anche girato in esterni, cioè con questi attori si vedono alcune foto di scena che sono lì in esterni, sono gli elementi naturali, e girano con queste tute a cui poi verranno applicati i costumi.
State ascoltando Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. www.fantascientificast.it. Senti Emanuele, io però la domanda te la devo fare visto che è di strettissima attualità. Allora, cosa ne pensi della prima puntata del Trono di Spade? La nuova stagione, anzi. Beh, è cominciato bene. Siamo sempre più in un territorio inesplorato, cioè quello che prosegue senza avere riferimento ai romanzi di George Martin. Un inizio fulminante dove vediamo appunto già il segno distintivo del Trono di Spade, cioè un bel massacro, giusto per dire, perché non si può stare senza. E poi una puntata più riflessiva in cui i personaggi parlano, spiegano il punto della situazione. È un po' anche un riassuntone per chi, un riassunto delle puntate precedenti per chi non c'era. Buon inizio, ormai la serie ha preso uno standard altissimo, sì, anche visivo, qualitativamente alto. Una serie che è cominciata con uno standard buono, che secondo me non ottimo, ma che comunque era inserita in quel solco di rinnovamento che negli ultimi 10 anni ha cambiato il linguaggio delle serie televisive. E quindi questa serie è una serie matura, siamo ormai alla 7ª stagione, i personaggi sono sempre più nella loro parte, gli sceneggiatori sono ormai liberi dalla costruzione di seguire per forza, di seguire o comunque di avere un canovaccio stretto sui romanzi, e a parte forse il finale che Martin gli ha suggerito, stanno andando in direzioni assolutamente autonome rispetto già da qualche stagione sono andati. Quindi è un buon inizio e lascia pensare a una buonissima stagione, che durerà solo 7 episodi a differenza delle altre che ne duravano 10. È vera quella cosa che sentivo dall'attore, quello che praticamente fa il fratello della regina Cersei, diceva che sostanzialmente in effetti è come se ci fosse una settima A e una settima B di stagione, perché in effetti dice che è la stessa stagione, però per motivi di produzione viene sdoppiata in 2 blocchi. Ma in realtà non l'hanno girata ancora i sei episodi finali, quindi non è un'impressione forse sua, però non è che hanno girato qui 13 episodi e poi li hanno spezzati in due, li stanno distribuendo in 2 parti. Al momento i sei episodi sono ancora in corso di pre-produzione, e addirittura la HBO non ha stabilito una data di scadenza, cioè a differenza degli anni passati in cui bisognava comunque uscire entro l'anno, già quest'anno per esempio c'è stato uno slittamento dovuto al fatto che, essendo la serie ambientata in inverno, molti esterni li hanno girati in inverno anziché in primavera, quindi ecco perché è arrivata a luglio anziché ad aprile. Per l'anno prossimo non c'è una scadenza precisa, cioè se Benioff e Weiss non arrivano a produrre la stagione, va bene così, perché è talmente una gallina delle uova d'oro che HBO non vuole più correre il rischio di bruciarsi con un finale non all'altezza. Hanno libertà e carta bianca, per cui in realtà forse è un'impressione di Waldau, ma non corrisponde a quello che è l'iter produttivo. Al momento appunto non sappiamo ancora quando sarà il primo ciak della nuova stagione. Bene. Tra l'altro ricordiamo che la stanno dando su Sky Atlantic, che è un canale della piattaforma, sì, Sky, e tra l'altro è in lingua originale sottotitolata. Tra l'altro... Sì, perché praticamente gli episodi vengono diffusi alle 3 di notte della domenica, tra la domenica e il lunedì, in contemporanea con gli Stati Uniti, dove vengono trasmessi appunto in prima serata della domenica. La differenza è
che il visto che era inutile inutile negarlo, era la serie più piratata della storia della televisione, nessun appassionato italiano aspettava che arrivasse la serie in chiaro qualche mese dopo, è inutile nasconderselo, di conseguenza, ma neanche in tutto il mondo. A un certo punto Sky ha deciso di diffondere, cioè Sky HBO ha stretto dei contatti, dei contratti con tutti i vari diffusori, le varie stazioni che hanno diffuso in tutto il pianeta, per diffonderlo appunto allo stesso orario in tutto il mondo. In Italia arriva alle 3 di notte del lunedì, mentre la versione doppiata arriva, per ovvie ragioni di tempo tecnico di doppiaggio, il sabato sera della stessa settimana. Quindi comunque appunto gli appassionati così, che quantomeno gli abbonati a Sky, eviteranno di cercare la serie per vie traverse. Lo possono comodamente scaricare su Sky On Demand, la possono registrare con loro Sky Go, quindi comunque gli appassionati già abbonati sono tranquilli. Poi certo c'è la piattaforma online Sky Now, non voglio fare pubblicità a Sky, però voglio semplicemente dire che in questo momento appunto è una scelta commerciale che a me trova molto favorevole, perché significa appunto che la pirateria non si sconfigge con manovre repressive o solo con la finanza a casa delle persone, ma anche con la diffusione del prodotto a prezzi accessibili in tempi ragionevoli. Netflix ha fatto scuola da questo punto di vista. Sì, c'è da dire che HBO aveva già un canale di diffusione online, appunto, però intendiamoci, chiaramente la concorrenza di Netflix, addirittura Netflix ha fatto appunto il binge watching, quindi questa modalità per cui diffondono tutti gli episodi di una serie tutti insieme, ha fatto scuola il fatto di poter avere a un prezzo accessibile appunto un prodotto audiovisivo con un abbonamento ridotto. Persino le TV satellitari hanno ridotto i prezzi in questi anni in conseguenza di questo, e credo che la battaglia sia ancora in corso, la battaglia dei prezzi, tutto il nostro guadagno a un certo punto. Tra l'altro non è che Sky ci paga, anzi se magari ci ascolta magari siamo qui aperti ad ogni scherzo. No, tra l'altro adesso il famoso Skybox, che è quello il servizio on demand di tutti i le varie serie, adesso tra l'altro è gratis, nel senso che è gratis nel senso ti danno 14 giorni di prova gratis e poi ha un costo di 10 euro al mese, hai la possibilità di guardare non solo col box ma anche box set adesso è compreso nell'abbonamento adesso da questo mese. Sì, da pochi giorni, in realtà probabilmente l'hanno fatto proprio in previsione dell'arrivo del Trono di Spade, che è stato lanciato a un pompa magna con una nottata interamente dedicata al Castello Sforzesco di Milano all'evento, con proiezione dei precedenti episodi, con il lancio dell'episodio, la visione collettiva dell'episodio alle 3 di notte. È un prodotto di punta, è il prodotto che fa fare più soldi a tutti in questo momento, coloro che l'hanno realizzato, quindi è giusto che lo promuovano al meglio, e i motivi ci sono, ecco. Ok, direi che per questa puntata di Fantascientificast Mondorama è tutto, direi da Omar Serafini, Emanuele Manco, ecco, vi salutiamo e a questo punto alla prossima, ciao! Ciao! Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof. Massimo De Santo. www.fantascientificast.it, email, redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast, e su Twitter sul profilo @fantascicast.
Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Certo che hanno una gran bella nave. E hanno un capitano ancora più grande. Allora, è finita a quanto pare. Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi. Capitano, ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio. Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano. Che rotta, capitano? Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino. At Kroger, we want our fresh produce to meet your expectations, which is why we're dedicated to doing up to a 27-point inspection on our fruits and veggies, checking for things like scarring. In fact, only the best produce, like zesty oranges and crisp carrots, reach our shelves. Because when it comes to fresh, our higher standards mean fresher produce. Kroger, fresh for everyone. Save big on your favorites with the Buy 5 or More Save a Dollar Each sale. Simply buy 5 or more participating items and save a dollar each with your card. Kroger, fresh for everyone.